Buongiorno Fagnano, eccoci col video dell'informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Ricominciamo con il nuovo anno e buon 2023 a tutti. Partiamo con una informazione riguardo gli attraversamenti pedonali. Già nel 2022 avevo annunciato l'illuminazione di alcuni attraversamenti pedonali. In questi giorni alcuni di questi stanno incominciando a funzionare. Faccio l'esempio di quello di Via Piave e quello di Via Marconi. Altri su Via Dante e Via Armando Diaz saranno posizionati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Questione decoro urbano. Io continuo a fare a piedi il percorso che fa da casa mia al comune di Fagnano e tutti i giorni, come tanti cittadini, mi tocca fare lo slalom tra le cacche dei cani. Ora mi tocca fare un nuovo richiamo alla civiltà e al rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini. Presto però anche l'amministrazione comunale entrerà in campo con una campagna di sensibilizzazione per il recupero delle deiezioni canine, facendo presente anche il costo delle sanzioni che si va a incorrere nell'abbandono degli escrementi degli animali. Quando saremo pronti con la campagna, annuncerò l'inizio di questa e spiegherò il suo funzionamento. Per gli eventi della settimana non c'è nulla in programma, proprio per questa settimana in corso. Incomincio però ad annunciare ciò che sarà la settimana prossima con la festa patronale di San Gaudenzio del 22 di gennaio. In quell'occasione ci sarà la prima edizione della San Gaudenzio Run. Incomincio a dirlo così si pubblicizza l'evento e qualcuno fosse interessato a partecipare lo sa. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.